questa copertina ricorda una giornata memorabile della storia di Brescia. Era l'8 novembre del 2009, Papa Benedetto XVI arrivò a Brescia per rendere omaggio al suo predecessore, al Papa che lo aveva fatto arcivescovo di Monaco, a Paolo VI, e per inaugurare la nuova sede dell'Istituto Paolo VI a Concesio. Era una giornata grigia, uggiosa, fresca, anche se era una giornata dell'autunno inoltrato, e fu una giornata di grande emozione perché nell'arco di 27 anni era per la terza volta un Papa arrivava a Brescia. C'era stato Giovanni Paolo II nel 1982, nel 1998, bene nel 2009 arrivava Benedetto XVI. La visita ebbe una liturgia, una cadenza abbastanza singolare, perché si aprì e si chiuse con l'incontro con delle comunità parrocchiali locali. Arrivando a Brescia, Benedetto XVI volle fermarsi a Botticino, dove rese omaggio al San Arcangelo Tadini, che lui stesso aveva elevato poco prima all'onore degli altari. Quindi tappa Botticino sera nella parrocchiale dove riposano le spoglie di questo sacerdote santo, e la giornata si concluse poi a Concesio nella chiesa di Sant'Antonino, dove Paolo VI venne battezzato. In mezzo ci furono due momenti molto emozionanti, molto belli, molto solenni. Fra l'altro, su tutta quella giornata riletta oggi, c'è come un velo di mistero, perché Benedetto XVI, non lo sapeva lui ovviamente, non lo sapevamo noi fedeli del pubblico, era esattamente a metà del suo mandato. Era stato eletto 4 anni prima e di lì a 4 anni avrebbe rimesso il proprio mandato di successore di Pietro. E quindi è quasi una data spartiacque, una data centrale nel papato di Benedetto XVI. E anche per questo le sue riflessioni, le sue omelie furono di grande peso, di grande importanza. Ricordiamo che in piazza Paolo VI, di fronte a una piazza completamente gremita, pronunciò parole molto solenni e molto importanti. A un certo punto nel corso di questa omelia, che era incentrata sulla figura, sul ruolo della Chiesa e sul magistero di Paolo VI nei confronti della Chiesa, egli riprese quella bellissima frase che Paolo VI mette alla fine del suo pensiero alla morte, quando esorta la Chiesa a camminare povera, cioè libera, forte e amorosa verso Cristo. Povera, la condizione della povertà era necessaria perché la Chiesa fosse libera, forte e amorosa nei confronti di Cristo. E questo è un messaggio straordinariamente potente nel Magistero di Paolo VI, lo fu anche in quello di Benedetto XVI, che però nell'omelia ebbe anche un riferimento al tema del celibato dei sacerdoti. In pratica, riprendendo testi di Paolo VI, fece capire che durante il suo papato non ci sarebbe stato nessun pronunciamento innovativo o di variazione nei confronti del celibato dei preti. Infine, inaugurando la nuova sede dell'Istituto Paolo VI a Concesio, si soffermò sulle emergenze educative, quindi richiamò la lezione di Paolo VI quando era assistente spirituale della Fuci, anche lì due frasi memorabili. Quando Paolo VI si autodefiniva un vecchio amico dei giovani, una bellissima espressione, un vecchio amico dei giovani, e poi la raccomandazione di Paolo VI che diceva che i giovani hanno bisogno di testimoni prima ancora che di maestri. E Benedetto XVI riprese questo concetto con una grande forza, con la finezza intellettuale che lo caratterizzava.